oggi anche in Sardegna si celebra la giornata della memoria. Per non dimenticare, ci sono iniziative in tutta l'isola. A Cagliari questa mattina un evento all'auditorium del Conservatorio promosso dalla Prefettura, mentre nel pomeriggio è in programma un altro incontro importante ad Oristano. Testimonianze storiche per non dimenticare nella giornata della memoria che alle sue radici nel 1948 anno bisestile come quello corrente contrassegnato dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, la più bella del mondo, ma che venne istituita dall'ONU nel 2005 per stampare anche nella memoria dei giovani gli anni dell'orrore, della Shoah, e sono tanti gli appuntamenti in tutta la Sardegna per non cancellare quel 27 gennaio del 1945, quando i soldati dell'Armata Rossa fecero il loro ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz e liberarono i prigionieri sopravvissuti, e il mondo intero scoprì di essere complice dei crimini atroci che avvennero in Germania, nell'isola. L'AMPI promuove alcune iniziative nelle tante scuole dove si dibatte un argomento di grande attualità, soprattutto dopo che si è scoperto da uno studio accurato che il 15% degli italiani sostiene che le persecuzioni e le deportazioni degli ebrei non sono esistite, o perlomeno non con le atrocità che vengono raccontate, oltre alle dichiarazioni di qualche politico sulla razza bianca minacciata dall'invasione degli immigrati. Due visioni distorte della realtà che possono avere soltanto un commento, vergogna, sintetico ed esaustivo, soprattutto pertinente nella giornata della memoria. A Sassari, nella cerimonia solenne, hanno partecipato studenti provenienti dal Ghero, Porto Torres, Ozieri, Tiesi e Monorba, oltre che naturalmente del capoluogo turritano, mentre a Cagliari la prefettura ha organizzato insieme al comune, all'università e all'archivio di Stato e ufficio scolastico regionale una manifestazione all'auditorium che ha coinvolto tanti alunni delle scuole del capoluogo sardo e non. Durante le celebrazioni c'è stata anche la consegna delle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti, una giornata nella quale non mancava nessuno: c'era il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo, il prefetto Bruno Corda, gli arcivescovi della diocesi cagliaritana, l'ex e l'attuale rettore dell'Università Maria del Zompo, il senatore Emilio Floris e tanti altri rappresentanti della politica sarda, ma soprattutto c'erano i tanti alunni, anche delle elementari, con in mano quella cartella gialla dall'intenso significato, con quella stella di David a 6 punte che non scomparirà mai dal cielo dell'umanità.